Cari amici birraioli, benvenuti nella seconda parte del video riguardante il corretto metodo per degustare una birra. Innanzitutto ci tenevo a scusarmi per l'assenza delle ultime settimane, ma come avrete immaginato, con l'arrivo del caldo la birra comincia a scorrere a fiumi. Perciò tra produzione, vendita, imbottigliamento, scatolamento, etichettatura, eccetera, eccetera, e magari concedermi anche qualche momento di riposo, il tempo necessario per girare a nuovi video è stato veramente poco. Tuttavia eccomi qua. Come già vi avevo anticipato nel video precedente, del quale vi riporto il link qua in alto se ve lo siete perso, oggi parleremo di come degustare una birra al meglio, in particolare del suo esame visivo. Vi spiegherò come valutare la sua schiuma. Ci sono così tanti fattori e tante caratteristiche all'interno di una birra che alla fine mi hanno convinto a documentarvi anche il perché le troviamo al suo interno. Ma quando tutto questo? Dopo la sigla! Cominciamo intanto con una breve introduzione. Per svolgere una corretta degustazione, per ogni elemento che si prenda in considerazione della birra, bisogna sempre associargli un punteggio o una caratteristica ben determinata. In descrizione vi riporto il link presso il quale potrete scaricare la scheda di degustazione, in modo che vi sia utile per valutare la vostra birra al meglio. Come avrete notato, si suddivide in quattro tipologie di esami diversi: l'esame visivo, del quale vi parlerò fra poco, l'esame olfattivo, l'esame gustativo e l'esame finale. Come ormai saprete bene, quando andiamo a versare una birra, la prima caratteristica che ci giunge all'occhio è inevitabilmente la schiuma. Questa potrà presentarsi abbondante come nel caso delle Weiss, dove l'elevata frizzantezza e l'ingente impiego di frumento fanno sì che questa risulti generosa e persistente. Oppure questa potrà semplicemente essere presente, senza avere eccessi, come per la maggior parte delle birre. Invece potremo trovare una schiuma scarsa nelle birre più alcoliche. Queste infatti sono prodotte con meno carbonazione in modo tale da risultare più liquorose e più piacevoli al palato. Infine, come nel caso delle ales inglesi, una schiuma assente. Questo fattore è dovuto principalmente alla bassissima carbonazione in modo da rendere la birra più liscia e senza frizzantezza. Allo stesso tempo della schiuma dovremo valutarne anche la consistenza, quindi se questa sarà persistente, ovvero il tempo di durata della schiuma nel bicchiere sarà notevole. Questo indicherà la capacità della stessa di restare compatta e apprezzabile per un tempo più prolungato. Questa sarà anche aderente, caratteristica che si mette in evidenza attraverso i famosi merletti di Bruxelles, quei cerchietti che vediamo all'interno del bicchiere attaccati al vetro man mano che beviamo una birra. Oppure cremosa, quando il concetto di finezza e compattezza sono estremizzati. Di queste l'esempio più emblematico è la schiuma cremosa delle Stout. Questa è dovuta a diversi fattori, ma i due principali sono: 1) l'utilizzo di avena all'interno della ricetta, che grazie alla sua struttura chimica favorisce questa cremosità. 2) come nel caso di alcune stout famose, l'utilizzo del carboazoto, specialmente se spillate, genera questa sorta di schiuma talmente cremosa che sembra talvolta panna. Dovete sapere che esistono anche dei sistemi per misurare la persistenza della schiuma, ed il più famoso è il Niben, dal nome del suo creatore, che attraverso un apposito sensore misura la stabilità della schiuma. Una seconda caratteristica, sempre riferita alla schiuma, riguarda le sue bolle. Infatti queste potranno essere a grana fine, media o grossolana. Solitamente la prima di queste è sempre la più apprezzata, perché si presenta in modo più elegante e raffinato. Vi do adesso tre consigli per ottenere una schiuma più compatta e fine. Il primo è impiegare una buona quantità di luppolo, proprio perché questo aiuta molto nella sua formazione. Il secondo è utilizzare una buona variante di lievito, proprio perché dal lievito a lievito cambia molto la proprietà della schiuma. Infine, seguire tutte le fasi corrette della produzione, da una buona bollitura abbondante a una corretta fase di ammostamento. Inoltre, se rifermentata in bottiglia, dovrete considerare una giusta quantità di zucchero per il priming. Questo significa senza esagerare, per evitare il gushing o peggio esplosioni di bottiglie, e allo stesso tempo senza mettere troppo poco zucchero per avere una birra totalmente sgassata. L'ultimo aspetto da considerare nella schiuma della birra è il suo colore. Infatti questo potrà presentarsi color cappuccino, come nel caso di alcune stout più scure. Questo è causato dall'impiego massiccio di malti tostati che, oltre a riuscire a tingere il colore della birra, riescono anche a macchiare il cappello di schiuma. Questa potrà essere anche color crema, come spesso accade nelle birre rosse come le Scottish Ales, tintura dovuta all'impiego di malti caramellati. Oppure rosata, come per la gran parte delle birre chiare. Ed infine candida, come per le birre bianche prodotte con una quantità di frumento superiore alla media, come le Weiss e le Blanche.
Arrivati a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video dove parleremo del colore della birra. Vi spiegherò tutte le varie possibilità e i fattori da tenere in considerazione. Al prossimo video!